Grande successo per la prima edizione del Veglione dei Campioni, tenutosi al Clover Disco di Selcilama su organizzazione della Pallavolo San Giustino insieme al Centro CONI e in collaborazione con la Fondazione Progetto Valtiberina. Un successo firmato dalla realizzazione delle tre componenti alla base dell'evento contenitore: sport, beneficenza e allegria. Presenti quasi al completo i tesserati della società biancazzurra sangiustinese, tra i ragazzi delle giovanili e gli atleti della formazione maggiore, oltre agli autorevoli esponenti della imprenditoria dell'Alta Valle del Tevere Tosco-Umbra, più quattro sindaci del comprensorio: Luca Secondi di Città di Castello, Fabrizio Innocenti di San Sepolcro, Alfredo Romanelli di Monterchi e Paolo Fratini di San Giustino. Ad inaugurare la scaletta della piacevole e scorrevole serata, dopo il saluto della presidente Elena Gragnoli e dell'amministratore delegato Claudio Bigi, il tanto atteso incontro con l'ex campione Giacomo Jack Sintini, che al cospetto di un religioso silenzio e stimolato da Gabrio Possenti e dall'ex arbitro internazionale Simone Santi, ha raccontato la sua esperienza di vita, gli inizi con il calcio, l'approccio con il volley e la sua carriera agonistica, che è andata spedita fino al 2011, anno in cui è comparso il tumore al sistema linfatico, il difficile periodo delle cure, la battaglia per la guarigione, poi il ritorno in palestra e in campo con Itas Trentino, condito dallo scudetto vinto nel 2013 da palleggiatore titolare.